L'ho perso. L'hai perso? A chi? Ti fesso? Ho fatto appena in tempo a vedere che saliva in macchina col questore. Ma col questore? Mica, ma allora è tutto chiaro. L'ha mandato a prendere il ministro. C'è un ricevimento stasera a Villa Caputo col ministro. Quello vuole parlare con me perché ha paura che faccio il suo nome a processo. Ma tu e il ministro vi siete conosciuti? Personalmente no, ma da New York, per telefono, abbiamo fatto diversi affari col ministro. È dentro fino a collo, ha paura, lo sapevo che mi voleva incontrare. Maria, ma questo è un bordello. Lo devi fermare prima che si incontrino. Se il ministro si accorge che quello è il fesso, è finita. Corri, Maria. Corri! A Villa Caputo! Lo so che l'hanno chiamata infame e spia. È ladro. È ladro. Molte persone pensano che il suo gesto sia vigliaccheria. Io penso che sia coraggio. Tutti dovrebbero fare come lei. E non la penso solo io. Come me la pensa la parte sana della città. La parte sana dell'Italia intera. Ho ragione io, no? Sì, anche se siamo lontani dal dire la parola fine a questa piaga che infama la città di Palermo nel mondo intero. Questore, scusi, non è proprio il momento di mettersi a parlare del traffico. Maria dov'è? Non si preoccupi. Lei si diverta un po'. A Maria la manderemo a prendere subito e fra un attimo sarà qui. Ah, grazie, questore. Mi dia l'onore di presentarle la mia signora. Gelsa, venga, venga. Ti presento Johnny Stecchino. Scusa. Ah. Con permesso. Buonasera. Tutto a posto, signor ministro. Johnny Stecchino è qua, gliel'ho portato. Qual è? Quello là, seduto con mia moglie. Vuole incontrarlo subito? Tra poco. Non c'è fretta. Signor Johnny. Questo nome, ovviamente, gliel'hanno messo in America gli americani. No, ma che America gli americani? No, è un'idea di Maria, l'Hotel Excelsior. Mi ha messo una spilla qua, zac, mi ha chiamato Johnny. Ah, così, Johnny è un'idea di Maria? Sì, Che donna. Grazie. Le farò un pettegolezzo. Molti uomini gliela invidiano, ma sanno che è un sogno impossibile. Così, si accontentano di parlarne. Ah. È veramente una ragazza delicata e sensuale. Sì. Quello è vero, Maria davvero è molto delicata, molto, molto delicata e molto sensuale, ma molto. Dottor Randazzo! Buonasera. Buonasera a lei, ma come mai qua, Come mai lei qua? Che bell'incontro, stavo giusto per andarmene quando l'ho vista entrare. Ma ha visto entrare? Sì. E che ha visto? Ha visto che lei è nei guai, e la smetta. Così è un anno che finge, eh? È lo zabaglione. Signor Randazzo, non ci andiamo nel penale, eh? Per piacere, Randazzuccino, Randazzinuccio, gli ridò la mia assicurazione, eh? No, la sua assicurazione a questo punto se la può anche tenere. Ora se la vede direttamente con lo Stato, col Ministero. Truffa allo Stato! È un reato gravissimo. No, signor Randazzo, lei fa per scherzare. Io gli do qualcosa della mia assicurazione, signor Randazzo. Randazzuccino, Randazzinuccio, Leo, per piacere. Basta! Io l'ho vista! E non le nego un certo piacere, ne la viene pizzicato ancora un altro. Ora se la vedrà direttamente con lo Stato. Con lo Stato? E quando? Prima di quanto lei possa immaginare, queste pratiche vanno per direttissima, ma è tardissimo, io... Buonasera. Per direttissima? Porca, ci mancava solo quello dell'assicurazione stasera. Ma è possibile? Truffa allo Stato, processo, reato gravissimo, che sarà mai? Senta, la vuole incontrare il ministro immediatamente. Il ministro? Di già! Venga. Porca miseria, per direttissima. L'ho fatta chiamare d'urgenza, ma era necessario.
Lei ormai è incastrata. Ma ne può uscire. L'importante è che lei non perda la testa in questo momento così delicato. È facile cadere in una trappola come quella nella quale è caduto lei. Lo so, c'ha proprio ragione. Io, ma chi se l'aspettava, capito? Io mi sono accorto proprio all'ultimo momento. Ho tentato, ma la sfortuna, porca miseria. Bisogna sempre avere quattro occhi e quattro orecchie. Del resto, anch'io temo ogni giorno di essere scoperto. Come? Con lei posso parlare liberamente. Siamo nella stessa barca. Anch'io. Sono 20 anni che fingo. Ma 20 anni? E non se n'è mai accorto nessuno. Bravissimo. Diamoci una mano, siamo nella stessa barca. Io la posso far uscire da questo impiccio nel modo più sottile, nel modo più elegante. Ma lei deve promettermi che non farà il mio nome. Quando? Al processo. Ah, già c'è il processo. Sì, ma comunque, ministro, io questo nome al processo non l'avrei mai fatto, anche perché sinceramente io questo nome... Sì, lo so, ma io voglio essere sicuro. E a questo punto lei mi deve dare la sua assicurazione. La mia assicurazione? Certo, è per questo che l'ho fatta chiamare. Ma non mi ricordo nemmeno dove l'ho messa, porca miseria, dove l'ho messa, non so. Cassetto, ma scusi, se io gli do la mia assicurazione, no? Se lei mi dà la sua assicurazione, io le do la mia assicurazione. Gli do la mia assicurazione, lui mi dà la sua assicurazione. Cioè vorrebbe dire, ci scambiamo l'assicurazione, Va bene. Qua la mano! Alla barca! Siamo nella stessa barca. E adesso che mi sono un po' rilassato... Lei permette, eh? Vai, siedi. Ma... anche lei ha questa malattia? Ha ragione. È una malattia terribile, ma non posso proprio... farne a meno. Un tirino? No, grazie, io sto bene. Meravigliosa. Ottima. In Italia non si trova, viene dal Sud America. Lei non ci crede, eh? Me lo saprà dire. Tenga. No. Questa è per lei. No, la prenda. No, è miracolosa. No, non è miracolosa. Ministra, no. È miracolosa. Ah, allora grazie, io la ringrazio, ma... E adesso non doveva. Ci godiamo la festa, ma mi raccomando, noi non ci conosciamo. Perché? Non ci conosciamo. Ah. Lei di qua e io di là. Non ci conosciamo, eh? Non ci conosciamo. Lei di qua, io di là.